Ed è scattata questa mattina all'ora X per la riapertura al traffico di Corso Garibaldi a Brindisi. Si tratta di un esperimento fortemente voluto dal sindaco Gonzales, un provvedimento che rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre per poi essere definitivamente ratificato oppure ritirato. Il servizio. Sperimentale di riapertura al traffico di Corso Garibaldi. In attesa della redazione del piano urbano della mobilità, la riapertura della viabilità del corso durerà sino al 31 dicembre 2012. Dopo questa fase sperimentale sarà il Consiglio Comunale Brindisino a valutare se proseguire o meno con questa nuova tipologia di viabilità. Corso Garibaldi sarà aperto al traffico soltanto nei giorni feriali e la sua riapertura vuole provare a migliorare la circolazione e la sicurezza stradale, a ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico della zona, a migliorare la mobilità della città e del centro urbano, oltre ad ottimizzare i flussi veicolari. Oggi quella che sino a ieri era una ZTL, una zona a traffico limitato, che vantava oltre 3.000 permessi, è stata aperta al pubblico. Il flusso veicolare è stato timido e gli automobilisti hanno condotto le proprie vetture con titubanza sul corso. Spesso hanno preferito chiedere agli agenti di polizia municipale presenti sul posto come comportarsi. Sì al transito, no assoluto alla sosta. Solo in piazzetta Rubini sono stati realizzati 3 stalli per i veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico merci con disco orario. L'attenzione ai disabili è stata dimostrata attraverso la realizzazione di un parcheggio loro riservato. Permangono le voci contrarie alla riapertura di Corso Garibaldi. Agli oltre 4.000 sottoscrittori della raccolta di firme per una mobilità urbana sostenibile che si incontreranno tra Piazza Vittoria e Corso Garibaldi per manifestare il proprio dissenso contro la riapertura al traffico della ormai ex zona a traffico limitato, si aggiunge il pensiero anche dell'ADOC che ribadisce la propria contrarietà alla riapertura del corso. E i musicisti del Teatro Petruzzelli di Bari che aderiscono alla CGIL ieri sera hanno inscenato una protesta nei confronti del commissario straordinario invitandolo a dimettersi. Vediamo il servizio. Fortes vai a casa. I musicisti del Petruzzelli aderenti al sindacato SLC-CGIL non usano mezze parole. Ieri sera davanti al teatro hanno esposto uno striscione con il quale invitavano chiaramente il commissario straordinario a dimettersi e stanno per presentare la quarta denuncia per comportamento antisindacale nei confronti del commissario. Il terreno di scontro, il concorso per assumere a tempo determinato i componenti dell'orchestra e del coro del Petruzzelli pubblicato da Fortes. Alla CGIL non piace perché non terrebbe conto della posizione di chi in passato ha già lavorato per il teatro. Il sindacato vorrebbe la sospensione dei bandi per rivedere i criteri di assunzione, il commissario invece va avanti imperterrito. Lo sciopero ha ritardato l'inizio del concerto di Chick Corea in programma proprio al Politeama, evento di rilievo della rassegna Bar in Jazz. E presso la CNA di Brindisi questa mattina è stato presentato lo sportello Cofì di Puglia, nato per migliorare l'offerta dei servizi al credito nei confronti delle aziende e del mondo imprenditoriale in genere. Vediamo. La CNA di Brindisi ha reso più facile l'accesso al credito per le imprese. Un grande passo in avanti in direzione dell'assistenza delle imprese nell'accesso al credito bancario è stato compiuto oggi con l'apertura presso la CNA di Brindisi dello sportello Cofì di Puglia, unico sportello abilitato per la zona di Brindisi e provincia. Cofì di Puglia è oggi il consorzio Fidi più rappresentativo dell'intera area meridionale, conta oltre 10.000 soci ed è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia. Cofì di Puglia è una cooperativa di garanzia iscritta agli intermediari finanziari 107. Questo significa che abbiamo una marcia in più rispetto ai Cofidi normali in quanto siamo vigilati dalla Banca d'Italia, per cui ai fini di Basilea 2 la ponderazione del nostro rischio è migliore rispetto alle altre. In questo momento in cui le imprese hanno molto più bisogno di credito, questa è una marcia in più, uno strumento in più per le imprese della CNA di Brindisi. Cofì di Puglia vuole facilitare l'accesso al credito bancario da parte delle imprese di ogni settore attraverso la concessione di garanzie dirette su prodotti bancari a breve termine. Abbiamo ritenuto opportuno supportare quello che è l'esperienza trentennale della cooperativa di garanzia della CNA di Brindisi, che fino adesso ha offerto l'utilizzo di piccoli prestiti di 15-20 mila euro per la liquidità agli artigiani e ai microimprenditori. L'esperienza del finanziamento offerto dalla Regione sulla 6.1 ci aveva già permesso di erogare 37 milioni di garanzie negli ultimi 2 anni e quindi di aprirci a un parterre di aziende più strutturate, e proprio per continuare in quest'opera e questo servizio che abbiamo avuto la possibilità di offrire negli ultimi 2 anni abbiamo creato questa collaborazione con Cofì di Puglia, che è promosso e originato da CNA Puglia, e quindi continuiamo a investire su quelle che
sono i servizi di supporto alle aziende benedicine e non naturalmente, per attività che vanno dalla liquidità all'anticipo fatture a quelle che possono essere richieste per utilizzare finanziamenti per il fotovoltaico. Quindi apriamo completamente un parterre di servizi, di opportunità che finora non erano possibili utilizzare. Le garanzie prestate da Cofidi Puglia ad oggi superano i 100 milioni di euro e sono migliaia le piccole e medie imprese che si sono avvalse del sistema Cofidi Puglia per l'ottenimento del credito bancario. Molte volte sono le banche stesse che hanno imprenditori, ormai ci dicono di rivolgerci a una Cofidi per poter avere praticamente l'esito positivo della pratica. Poi un imprenditore, se si rivolge allo sportello Cofidi, è vero che si rivolge perché ha bisogno di credito, ma dall'altra parte gli viene dato anche tutto quello che può essere l'aspetto informativo dell'accesso al credito e qual è la pratica da imbastire. E poi soprattutto questo sportello Cofidi ha alle spalle la cosiddetta 107, che oltre ad essere una garanzia per l'imprenditore stesso che fa la pratica, è soprattutto anche una garanzia nei confronti della banca che supporta la pratica stessa, perché 107 significa organo di vigilanza da parte della Banca d'Italia, quindi garanzia nell'erogare il credito. E sarà una settimana di fuoco in Puglia con un picco infernale, quello tra venerdì 13 e domenica 15 luglio, con punte anche di 42 gradi, tutta colpa di Minosse, nome attribuito al terzo anticiclone africano di quest'estate rovente. Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica Militare, già domani tra le 14 e le 17 saranno toccati 40-41 gradi centigradi di temperatura percepita, mentre quella reale si aggirerà nelle stesse ore attorno ai 31-33 gradi e dunque l'alto tasso di umidità a segnare la differenza. Andrà ancora peggio mercoledì, quando si toccheranno i 40-41 gradi di temperature percepite già dalle ore 11 e fino alle ore 17. E cambio al vertice per il Rotary Club Valesio di Brindisi, nuovo presidente Angelo Maci, presidente anche del gruppo Cantine Due Palme, lo abbiamo intervistato. Il Rotary Club di Brindisi Valesio ha un nuovo presidente incoming. Per l'anno sociale 2012-2013 il martelletto che scandisce gli appuntamenti del prestigioso Rotary Club brindisino sarà affidato ad Angelo Maci, imprenditore ed enologo, presidente dell'azienda vinicola Cantine Due Palme, che è stato consacrato a questo ambito ruolo tra le pareti della sua stessa azienda. Una carica che giunge veramente con un anno di anticipo, perché voi sapete che doveva essere Mimmo Gonzales ad assumerla, la sua carica di sindaco lo ha vietato e quindi l'assumo con un anno di anticipo. A tutti gli altri oneri, incarichi e problematiche per amministrare la mia azienda, e voi sapete che sono tante, aggiungerò anche quest'altra, ne sono fiero ed orgoglioso, cercherò di portarla avanti con grande interesse e con grande determinazione, così come sono abituato ad amministrare la mia azienda. Ieri sera presso il Garden di Cala di Rosa Marina ad Ostuni, serata di gala di interesse nazionale patrocinata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. L'abbiamo seguita, vediamo. La moda, la cultura, lo sport e lo spettacolo e tanti altri riconoscimenti ieri sera presso il Garden di Cala di Rosa Marina di Ostuni. Le associazioni sportive Cala Sport, Gocce d'Oriente, affiliate all'ente di promozione sportiva XEN, hanno organizzato la manifestazione giunta alla sua 27esima edizione e quest'anno seconda festa di interesse nazionale XEN. Inserito nel programma del villaggio di Cala di Rosa Marina, Preludio d'Estate rappresenta un misto di attività sportive, culturali, di spettacolo e di moda. L'alta moda è stata rappresentata da un defilé di abiti da sposa della stilista Mina Esposito e dall'attesissima elezione di Miss Salento di Cala di Rosa Marina, concorso dell'associazione Flashback, sempre affiliata all'Oxen. Particolarmente significativa è stata invece la premiazione del brindisino dell'anno. Quest'anno l'apposita commissione nominata dalla SD Gocce d'Oriente ha scelto per lo sport l'arbitro di calcio Marco Di Bello, per la cultura ha premiato il nostro direttore Tonino Saponaro, per l'intrattenimento Nicola Cozzoli, per la danza Maria Chiara Di Giulio, direttrice artistica dell'Accademia delle Danze di Brindisi, per il sociale Achille Azzarito, presidente delle associazioni del volontariato, per lo spettacolo Daniela Guida. La serata è stata condotta da Mario Antonelli, affiancato da due Miss, Annalisa Convertino, Miss Renato Balestra 2011, e Rebecca Epifani, Miss Talento Puglia 2012. La manifestazione è stata integralmente ripresa dalle telecamere di TRCB e verrà proposta più volte durante l'estate 2012.
Ed ora la rubrica parlamentare Rete News. Da parte mia è davvero tutto. Grazie per l'attenzione e buona serata. Il governo Monti incassa l'apprezzamento dell'Unione Europea e della Corte dei Conti per il decreto legge sulla spending review, che oggi è approdato in Senato. Intanto il ministro della Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi, tranquillizza i sindacati. Avremo un confronto leale senza veti con le organizzazioni sindacali. Non faremo nulla di traumatico, l'intervento consente gradualità. Il vicepresidente della Commissione Europea, Olli Rehn, ritiene invece che il decreto legge sulla spending review sia in linea con le raccomandazioni dell'Ecofin. Dopo il seminario dedicato alla crisi delle economie mondiali, a cui ha partecipato ieri in Francia, Aix-en-Provence, il Presidente del Consiglio è a Bruxelles, dove sta partecipando alla riunione dell'Eurogruppo e domani a quella dell'Ecofin, con all'ordine del giorno la regolamentazione dello scudo antispread e del fondo salva stati. Dopo la 2 giorni di meeting europei, Monti si recherà da giovedì a domenica negli Stati Uniti a Sun Valley per partecipare alla Allen & Company Conference. E allarme rosso sul fronte dei titoli di Stato. Oggi lo spread è tornato a volare, arrivando a sfiorare quota 490 punti. Seduta nervosa per Piazza Affari, che perde circa un punto. In ribasso tutte le principali borse europee. Non perdersi in polemiche, ma lavorare insieme. Così il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, è tornata questa mattina sullo scontro fra governo e imprese. Il premier Mario Monti aveva accusato il presidente di Confindustria, Squinzi, di far salire lo spread con le sue critiche ai tagli alla spesa. È definitiva e non più appellabile la sentenza di prescrizione stabilita dal Tribunale di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi al termine del processo sul cosiddetto caso Mills. Nella giornata di oggi, infatti, sono scaduti i termini per presentare un ricorso contro il verdetto emesso dai giudici della 10ª sezione penale di Milano lo scorso 25 febbraio, ma nessuno, né la procura né la difesa, ha nel frattempo deciso di impugnare la sentenza. Torna libera la moglie del senatore Luigi Lusi, Giovanna Petricone. Il GIP di Roma, accogliendo le istanze dei suoi difensori, le ha concesso la revoca degli arresti domiciliari dove si trovava dallo scorso 3 maggio. La Petricone è accusata di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita per l'ammanco di oltre 25 milioni di euro dalle casse della Margherita. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it.